Intanto, in tutti gli esempi dello scorso, dell'ultimo anno, dove il centrodestra ha ottenuto dei successi nelle regionali, il candidato era molto meno conosciuto rispetto alla candidata dell'Emilia-Romagna Borgonzoni. E la figura di Salvini è sempre stata da traino, un po' come aveva fatto nel 2001 Berlusconi, quando aveva messo il suo viso, il suo volto davanti a tutti i suoi deputati, facendo una campagna avocandola su di sé. Salvini avoca a sé la campagna perché sa che è traino, sa che in questo momento conta molto sulla sua tipologia di contatto con la gente, sulla sua modalità. Bergonzoni però è un personaggio pubblico ed è conosciuto e quindi questo è una difficoltà in più. Inoltre, in questa regione è un baluardo importante per la sinistra perché è storicamente la terra chiamata una delle regioni rosse, proprio perché la storia, anche la tradizione. Quindi si gioca una partita non solo importante politicamente, ma per la tradizione. E questo diventa ancora più importante perché la domanda che noi ci facciamo è: com'è che quando Berlusconi aveva il 60% in Sicilia non riuscì mai a penetrare a livello di Emilia-Romagna, Toscana, vincendo le regioni? Perché il PD era forte. Perché c'era un'opposizione unita, c'era un progetto, c'erano dei candidati e c'era una squadra. Adesso questa squadra è molto disfatta, è molto sfilacciata e non riesce a stare insieme perché non è un insieme che punta ad un progetto, è un insieme di intenti che punta a piccole posizioni. E allora su queste riflessioni, per esserci come dire, una storia importante, citando una canzone, bisognerebbe costruire un progetto e non mettere insieme un puzzle di numeri. E questo non c'è ancora, perché Bonaccini ha a che fare con l'amministrazione di un Certo. governo, ma ha bisogno poi dei numeri territoriali. E Allora, quindi la sua ovviamente difficoltà è il quella di far capitolo, incontrare i diciamo, partiti in un progetto comune. Emilia-Romagna-Bonaccini ci richiama anche